La chiesa madre di Gela è pronta per riaprire le porte alla cittadinanza. Sono stati eseguiti dei lavori, nello specifico quali? Il rifacimento degli stucchi, perché già alcuni erano ormai obsoleti e si erano frantumati. E poi la posa della foglia in oro negli stucchi laddove ci sono state delle lacune. E dopo la pavimentazione, dopo l'ampone nuovo e dopo tutto questo lavoro, io credo che oggi veramente la città può godere di questo nuovo tempio sacro. Abbiamo anche rifatto fare e rivisitato proprio le lapidi della facciata principale nelle porte secondarie. Eppure questo è un lavoro in modo che quello che era possibile fare, grazie a Dio e soprattutto con l'attenzione della parrocchia e della CEI, noi l'abbiamo potuto realizzare. Lodiamo il Signore ed inneggiamo a Maria. La felice circostanza della festa della patrona che si avvicina, appunto coincide con questa riapertura. È davvero un momento felice per questa parrocchia, ma soprattutto per tutta la città che aspetta la sua patrona, l'abbraccio con la sua patrona. Io credo che la cosa più bella che possiamo esprimere è soprattutto perché quest'anno, nell'anno giubilare della Misericordia, è questo abbraccio di Maria. Ed abbiamo voluto proprio questo volto della Madonna perché nel volto della Madonna c'è veramente l'espressione della misericordia di Dio. È un volto che si china sul popolo. È un volto che ci mostra sempre il suo figlio Gesù, è il volto che ci viene a dire perché temere. Gela non temere, perché io sono accanto a voi. Per quanti disastri possono esserci a Gela, non vi abbandonerò. Ogni